Let it out on the street, ground moving under my feet. Music playing 24/7 in my heart is ready for heaven. Ecco, vediamo qui una bella azione in ripartenza di Gabriele. Qui vediamo un buon cambio di gioco di Lorenzo. Ecco, vediamo qui invece l'altro Gabriele. Bello questo disimpegno. Inizia qui la partita tra Colonna e Zagarolo, che è un amichevole. Ecco, vediamo le squadre al centro del campo. Vicino a me c'è sempre Paolo. Ciao a tutti. Come va, Paolo? Stiamo per iniziare questa partita. Batte il Colonna. Passiamo ad un rinvio di Tiziano. La prende, il tiro ed è in rete subito. Cominciamo male. 1-0. Subito dopo l'inizio della partita c'è questo rinvio. Purtroppo è così. Partiamo. Ora c'è il rinvio del difensore. La va a prendere Lorenzo. La dà verso Alessio Marita. Subisce fallo. Calcio di punizione. La mette in mezzo, no, è un tiro centrale, è facile Preta. Qui sta ripartendo il Zagarolo, fermato, sembra rigore. Fallo al limite dell'area. Certo, è una partita in salita per il Colonna questa, con il gol subito. La punizione fuori, alta. C'è da recuperare questa partita. C'è Alessio qui. Si smarca bene. Cerca il passaggio, intercettato. Ancora l'autore del vantaggio, intercettato. C'è Gabriele. Ora la palla Alessio. Alessio, il tiro! Facile Preta per il portiere. Tiro molto debole. Rimessa laterale. Intercettata ancora. Francesco la mette in mezzo, la stop di Marsili, il tiro, palo! Bellissima questa azione, bellissima, ancora non è conclusa, vediamo cosa accade. Attenzione, c'è Lorenzo, passaggio e va in rimessa laterale, rinvio del portiere. Sfortunatissimo il Colonna in quell'azione. Attenzione, c'è Lorenzo, verso Gabriele si gira e serve Marita che prova ancora il tiro. Fuori questa volta. Attenzione, che c'è? Fine del primo tempo. Finisce qui il primo tempo con una supremazia territoriale del Colonna, però 1-0 per il Zagarolo. E batte il Zagarolo in questo inizio di secondo tempo. Passiamo a una punizione di Riccardo. La prende, cerca di prenderla Marita, ma la prende il difensore. Poi Lorenzo, ancora Marita, sempre a tirare dalla lunga distanza, debole. Palla al terzino del Zagarolo. La palla verso Gabriele, il lancio, attenzione, palla pericolosissima. Simone qui ha sfiorato l'autogol. Calcio d'angolo, lo stop e il tiro. Segna Zagarolo, siamo sul 2-0. Non c'è niente da fare, il Colonna tiene palla e Zagarolo segna. Attenzione qui però, c'è Alessio. Serve a Lorenzo. Ancora Lorenzo, cerca Gabriele, gli passa sotto il piede, riparte ancora Zagarolo con i suoi contropiedi che si sono riservati le danni due volte. Ancora l'88 fa un bel passaggio. Attenzione, paragona di Tiziano. Poi respinge anche di testa Simone. Sul filo del fuorigioco qui, eh. Ottima. Qua, ottima la difesa. Sì, Tiziano ci mette una toppa a questa azione, sennò si rischiava il 3-0. Tiziano, il rinvio. Recupera un po' all'errore del primo gol. Attenzione, c'è questo Alessio. Alessio verso Lorenzo che l'appoggia a Marsili. Marsili verso Grillo, il velo, no, palla Zagarò intercettata, attenzione il lancio,
Cioè, qui Alessio fermato cerca di aiutarlo a Bondazzi e non ci riesce, però intanto ora c'è Alessio. Alessio contro il portiere, serve Lorenzo! Ed è rete. Ed è rete. Quindi il Colonna accorcia le distanze, finalmente. Questa volta arriva il gol. Era veramente un'occasione buona, insomma, non si poteva fallire. Ecco, vediamo che l'immagine adesso passano alla finisce fine del il secondo tempo. Inizia il terzo tempo, cerchiamo di recuperare questa partita. Attenzione, c'è Marsili, il dribbling, la cerca di mettere in mezzo, la tocca il difensore, c'era quasi arrivato. Non finisce Matteo l'azione. Bondazzieri. Attenzione, ancora palla in mezzo, Lorenzo. A mettere in mezzo, intercetta e spazza via la difesa del Zagarolo in difficoltà dopo il gol del Colonna. Sta cercando il pareggio ovviamente il Colonna. Attenzione, riparte con un altro dei contropiedi il Zagarolo. Spazza via qui Simone a cercare Lorenzo. Mi serve. La rimetto in mezzo, ecco. Cavolo. Viene mancata la palla da Attenzione, Lorenzo. Attenzione, ancora però c'è Alessio. Ci prova a metterla in mezzo, ma Guarda c'è il portiere. Il portiere è attento. Ha fermato il cross. Ci riprova Zagarolo. Il bugato, l'88, è davanti al portiere. Salta Tiziano. Ed è 3-1, è 3-1. Però sul filo del fuorigioco, forse c'era anche il fuorigioco. Vediamo un po' se riusciamo con le immagini. Ecco, vediamo un po' la situazione. Da qui parte il tiro. Non si vedono la partenza dell'attaccante del Zagarolo. Vediamo un po'. Ecco, adesso si vede, però si vede che lui sta rientrando e il nostro difensore sta tornando indietro. Quindi direi che forse fuori gioco ci poteva anche stare. Comunque, vabbè, non è un problema. 3-1 per il Zagarolo. Attenzione, Lorenzo ruba il pallone e poi viene sbragato a terra. Punizione per il Colonna. Ma pure il cross. Ci prova, deviazione della barriera che cercava evita il calcio d'angolo qui il difensore Zagarolo, però la ridà al Marsili in mezzo! L'errore di Grillo che l'ha presa di esterno. Ci poteva anche stare. Comunque attenzione, la mette in mezzo. Ecco qua. Paolo tiro parato. Debole il tiro, fiacco. Era in girata. Si poteva fare di meglio, dai. Il dribbling. E ancora il Zagarolo. Attenzione. Ecco qui. Tiziano! Non la stoppa. Tiziano si fa sfuggire la palla dalle mani del 4-1. Qui purtroppo ormai c'è solo che da salvare la faccia per quanto riguarda il Colonna. Vediamo un po' qua, c'è una rimessa dalla difesa del Colonna. E proprio dalla difesa sta partendo questa azione. Un triangolo tra Marito e Lugarini. Ne rifanno un altro, attenzione, Lucarini sulla fascia, la tiene in gioco, LL7, davanti alla porta, finta e gol, era una finta, tutto calcolato, e quello chi era quello che si butta per terra? No, era un'esultazione. Ancora esultanza, 4-2, sempre per il Zagarolo, c'è da dire che almeno una reazione c'è stata da parte dei ragazzi del Colonna. E ora chi era quello? Marsili buca Alessio e poi buona, c'è il portiere. Buona questa iniziativa da parte di Marsili che però non va in porto. Spazza qui chi era Bidetti e finisce anche l'ultimo tempo 4-2 per sì. Il Zagarolo in questa amichevole che secondo me il Colonna gioca, tiene palla però perde. Questo è il verdetto secondo me della partita, purtroppo è così, il calcio è così. Che poi tutti e quattro i gol sono stati fatti in contropiede. Ciao a tutti, la depasta del capitano.